Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo oggi a Campomarino per seguire l'ultimo appuntamento della mostra dei presepi nel borgo. Oggi 6 gennaio, fa molto freddo, c'è la neve in quasi tutto il Molise, ma la mostra qui si è fatta lo stesso e diversi sono stati i visitatori. Restate con noi. Oggi 6 gennaio qui a Campomarino alla Mostra dei Presepi, era previsto e sono arrivati anche i Re Magi, eccoli, presentiamo e sono... Nicola, Ruggero, Massimiliano. È la prima volta che partecipi a questa manifestazione o comunque con questo ruolo, ecco? No, non è la prima volta e ci si alterna un po' nei ruoli, nei personaggi, purché si mantenga in piedi questa tradizione che è diventato un bel costume, che non è assolutamente folklore, è un modo per trasmettere, come dire, il senso, un messaggio positivo dell'Epifania, e soprattutto ai più piccoli e ai più anziani che possono ricordare. E quindi ci si alterna un po', come dire, nelle attività e siamo solo di supporto, per carità. Diciamo che pensare a un Natale a Campomarino senza questa mostra, ormai sono tanti anni che si fa. Sì, è ormai una tradizione che è diventata e noi da buon campomarinese che sono orgoglioso di farne parte, di essere chiamato a rappresentare questa festività. C'è la volontà, insomma, di portarla avanti. Sicuramente, quella non manca. Oggi, nonostante il freddo, voi comunque la sfida l'avete accettata lo stesso? Sì, nonostante il freddo, è chiaro. È anche normale, perché insomma siamo in un mese ed è questo, è giusto che sia così. A parte il clima, il calore poi viene trasmesso ovviamente da queste che sono le opere, le rappresentazioni realizzate da tanti artisti, da tante persone di buona volontà che operano con l'associazione che cura davvero tanto il lavoro, e con tutti coloro che spontaneamente danno una mano. Quindi ci si aspetta sempre un'attenzione, credo che anche quest'anno, nonostante le difficoltà del periodo, però insomma si sono manifestate. Siamo in compagnia di Costanza Carriero, presidente dell'Associazione Borgo Antico di Campomarino e ideatrice di questa bellissima mostra di presepi. Oggi è l'Epifania, 6 gennaio. Cosa prevede innanzitutto la giornata di oggi? C'è l'arrivo dei Re Magi? Certo, c'è l'arrivo dei Re Magi, nonostante il tempo non sia clemente, però non potendo fare la nevicata, quella artificiale che facciamo tutti gli anni a causa dello spostamento della location, in qualche modo ci hanno voluto aiutare dall'alto, il divino ci ha aiutato e sta cominciando a nevicare, per cui è carina lo stesso e arriveranno in ogni caso i Re Magi. Ecco, dicevamo appunto, c'è la neve in tutto il Molise, nonostante questo comunque avete voluto confermare la presenza dell'appuntamento di oggi? Sì, un po' perché siamo temerari, un altro po' perché obiettivamente abbiamo una particolarità diversa come associazione, perché la nostra è una mostra tra virgolette permanente, è una mostra fissa, non è un presepe vivente, e quindi abbiamo l'opportunità di organizzarci in modo diverso. È chiaro che chi svolge il presepe vivente ha necessità completamente diverse e con questo tempaccio non può che rinviare. Noi, per fortuna, ripeto, nella diversità dell'impostazione della mostra lo possiamo fare, abbiamo deciso di rimanere aperti e di dare in qualche modo questo segnale e siamo contenti lo stesso. C'è stata anche volontà da parte delle stesse socie dell'associazione, giusto? Assolutamente sì, anzi stamattina dalle 8 che abbiamo cominciato a impastare la farina per fare le nostre belle scrippelle, perché giustamente non è una cosa che facciamo lì per lì, c'è la tempistica per la lievitazione. Ieri sera ci siamo sentite, ne abbiamo parlato, abbiamo ragionato e abbiamo confermato l'evento, la giornata di chiusura di oggi. E domani è un altro giorno, diceva qualcuno in un film, e da domani cominceremo a smontare e speriamo di dare un appuntamento per l'anno successivo e cercare in qualche modo di portare avanti. Le signore sono gasatissime, comunque sono lì che si stanno divertendo a friggere, molto contente.
Dicevamo appunto una location diversa per quest'anno, il Borgo Antico non è stato proprio nelle vie dove classicamente veniva appunto allestita la mostra, non è stato possibile, quindi qual è la location di quest'anno? Quest'anno abbiamo la De Attellis e io ne approfitto per ringraziare Don Rosario e Don Stefano, il nostro parroco, il nostro viceparroco, che ci hanno dato questa possibilità, esattamente tra l'altro come l'anno scorso, di poter mettere le miniature, i presepi più grandi all'interno di questa struttura al chiuso. Invece le capannine, che normalmente sono fuori per strada, che sono circa 20, abbiamo dovuto necessariamente anticiparle rispetto al Borgo Antico in quanto tale e le abbiamo messe qui sul Largo Santa Maria a Mare, in quanto già dall'anno scorso ci sono dei lavori nelle cantine che tradizionalmente ospitano la Mostra dei Presepi e non le abbiamo potute utilizzare. In più c'erano dei lavori in programma, ma non sono cominciati e cominceranno nei prossimi giorni, da parte dell'amministrazione, quindi, come ho avuto già modo di dire in precedenza, per noi chiaramente i lavori pubblici hanno precedenza e abbiamo evitato un qualsiasi problema, contrasto e soprattutto per una questione di sicurezza dei visitatori, che anche quest'anno sono stati molti. Ecco, appunto, volendo fare un bilancio di questa edizione, com'è andata? Allora, se dovessi in qualche modo paragonarla rispetto agli anni precedenti, probabilmente sembrerebbe, ed uso il condizionale appositamente, sembrerebbe un pochino meno frequentata, ma non è alla fine così, in quanto questa è una location più dispersiva, in quanto la chiesa, diciamo Largo Santa Maria a Mare davanti alla chiesa è molto grande e la gente ha una, diciamo così, una possibilità di passeggio diversa. Nel Paese Vecchio, nel Borgo Antico di Campomarino, le stradine sono piccole, quindi quando si incanalano le persone per le strade, poi entrano in una cantina, escono, entrano nell'altra, hanno un, diciamo, è più variegato il percorso e obiettivamente sembra che ci sia più gente, però anche quest'anno abbiamo avuto un buon successo, molti visitatori, anche gente di fuori regione, come sempre, che ci onora della presenza e sono rimasta molto contenta perché quest'anno ho avuto tantissimi visitatori dalla provincia di Isernia, che fino ad oggi un pochettino, tutto sommato, è stata latitante. Invece quest'anno è veramente venuta un sacco di gente da Isernia, forse sarà perché hanno visto, grazie anche alla vostra trasmissione che ci è sempre cara e molto vicina, probabilmente hanno visto il presepe che è arrivato da Santa Maria del Molise, quindi da Sant'Angelo in Grotte, e in qualche modo sono stati richiamati da una cosa che è della loro provincia e l'hanno voluta vedere realizzata e trasportata qui dentro nella nostra location sulla costa basso molisana, ed è venuta un sacco di gente dalla provincia di Isernia, che ringrazio, sono molto contenta. Da dove venite? Da Cosenza. Da Cosenza? Sì. Ma siete qui in questi giorni di festa? Sì, sì, fino a domani, poi andiamo via. Dove state? In che città? Campomarino. Ah, quindi proprio qui a Campomarino. Il freddo non vi ha fermato, siete venuti lo stesso a visitare? Siamo abituati perché viviamo anche noi in montagna, quindi non abbiamo paura del freddo. Come trova questa mostra? Originale, molto originale, infatti sono rimasta colpita dall'originalità di ogni presepe. La prima volta che la visitate? Sì, sì, la prima volta. Mi dispiace che dal freddo non riusciamo a vedere tutti gli angoletti della città, però sì, è che la trovo veramente carina. Non vi ha fermato il freddo? Siete venuti lo stesso a visitare la mostra? Ebbene sì, anche col freddo noi ci siamo. Di dove siete? Siamo di qui, di Campomarino. Non siete venuti durante gli altri appuntamenti? Purtroppo no. Quindi oggi non potevate mancare? Oggi per forza. Si conferma sempre molto bella e molto particolare? Sempre. Ogni anno ci stupisce con nuovi presepi, sempre più fantasiosi, molto belli, sì. Poi anche questi, un assaggio dei prodotti locali fatti dalle signore, non è male? Quello sì, ci sta tutto.